Salve a tutti ragazzi, un saluto da Andrea Mereu, operativi come sempre, siamo tornati con questo nuovo intervento. Ragazzi, classico video pre-partita, mi riferisco chiaramente a Cagliari-Pisa. Si gioca sabato alle ore 14 all'Unipol Domus, sfida valevole per la tredicesima giornata della Serie B. Prima di partire ragazzi, solita raccomandazione, invito chiaramente tutti voi a scaricare l'app OneFootball dal link che vi lascio qui sotto in descrizione, la migliore app sul mondo del calcio, news, approfondimenti, highlights, c'è la possibilità di personalizzare le notifiche che potrete ricevere direttamente sul vostro smartphone e avete soprattutto la grande opportunità di vedervi la partita del nostro amato Cagliari direttamente sull'app. Infatti dal link che vi lascio qui sotto sarete reindirizzati direttamente alla visione del match. Ricordo ragazzi che l'app è gratuita, mentre per quanto riguarda la visione del match, praticamente a soli 2,49 euro senza alcun vincolo di abbonamento, potrete gustarvi il match dei rossoblù. Allora ragazzi, veniamo a noi. 2 giorni dal match, quali sono le sensazioni? Chiaramente le sensazioni non sono positive, ma ormai questo è un trend che continua, ormai imperterrito da diverse settimane a questa parte. La squadra oggi va in ritiro per quel che può valere, ma al di là di questo, insomma, non c'è ritiro che tenga. Alla fine ciò che parla è il campo, ciò che parlano sono i fatti che vediamo ogni settimana chiaramente in campo, ed è normale che venendo da questi ultimi risultati, soprattutto dalle prestazioni comunque non convincenti da parte del Cagliari, è chiaro che le sensazioni non sono positive. Al cospetto di un Pisa che, ricordiamolo, è sicuramente in netta ripresa, anche perché un mesetto fa all'incirca, insomma grosso modo, forse qualcosa in più, ha esonerato una nostra conoscenza, Rolando Maran, è tornato D'Angelo, che l'anno scorso aveva fatto benissimo con il Pisa, e da quando è tornato il Pisa non ha mai perso. Praticamente il Pisa viene da 7 risultati utili consecutivi, con D'Angelo sono arrivate 3 vittorie e 3 pareggi. Insomma, quindi un rullino di marcia veramente importante per quanto riguarda la squadra toscana. E quindi è chiaro naturalmente che le sensazioni, come dicevo prima, non sono positive già per quel che riguarda il Cagliari. Poi ci troviamo una squadra sicuramente in salute, un po' come lo era la settimana scorsa il Sud Tirol. È chiaro che pensare positivo diventa abbastanza difficile, però dobbiamo cercare di essere un minimo fiduciosi, almeno per quanto mi riguarda. Io sabato, nel momento in cui mi vedrò la partita, cercherò chiaramente di guardarla con l'occhio del tifoso che spera appunto che possa esserci una svolta. Tanto siamo sempre lì a sperare appunto che ci sia una svolta, anche se ovviamente ribadiamo ancora una volta, colui che sta guidando questa squadra a livello chiaramente di guida tecnica non ci dà delle garanzie, non ci dà delle garanzie perché non ci dà la sensazione di essere in pieno controllo, non tanto del gruppo a livello motivazionale, intendiamoci, perché secondo me il gruppo è con l'allenatore, da un punto di vista motivazionale, da un punto di vista proprio di essere in campo, perché comunque Liverani lo vedo presente, vedo che dà indicazioni, vedo che si sbraita, vedo che comunque cerca di comunicare qualcosa alla squadra, e la squadra vedo che comunque lo segue. Il problema è appunto che non mi sembra la persona adatta, l'allenatore adatto appunto proprio da un punto di vista tecnico-tattico, per quello che poi è il gioco che esprimiamo in campo. Ribadisco, per quelli che sono chiaramente i nostri valori. Pertanto, ormai la scelta di confermare Liverani mi sembra abbastanza evidente, perché comunque da parte di Giulini, insomma, non ci sono state altre indicazioni a parte l'epurazione di Capozzucca e di Passetti, per cui dobbiamo chiaramente sorbirci Liverani e sperare che questo tecnico possa far cambiare marcia a questa squadra, perché comunque la speranza è l'ultima a morire. Per quanto riguarda la sfida di sabato, ci sarà un rientro importante, quello di Mancosu. Credo che mancherà Falco, almeno per quello che ho letto, insomma, Falco non credo che sarà del match. Vedremo quindi come verrà schierata appunto la formazione da Liverani. Io personalmente, se devo augurarmi, mi auguro anzitutto che come terzino sinistro non venga riproposto Obert, ma che si punti su Carboni, che comunque secondo me aveva ben figurato nelle partite in cui ha giocato titolare. Per quanto riguarda Nandez, come ho già detto nel precedente video, mi auguro che comunque se giocherà, giocherà appunto come interno di centrocampo, mezzala, insomma, come vedete voi. Vorrei sinceramente rivedere comunque Viola nel ruolo di play, perché secondo me è l'unico che può effettivamente ricoprire quel tipo di ruolo lì in mezzo al campo. Per quanto riguarda l'attacco, Mancosu rientra, non so in quali condizioni sinceramente, ma se dovesse rientrare non lo vorrei vedere certamente esterno, ma piuttosto mi piacerebbe vederlo come trequartista. Io credo che appunto un Mancosu trequartista potrebbe essere sicuramente più funzionale,
per far sì che le manovre del Cagliari possano essere un pochettino più fluide, più continue, specie proprio a livello offensivo, visto che comunque questo 4-3-3 non mi convince, con Lapadula praticamente lasciato là solo davanti e con gli esterni lontanissimi appunto dal centroavanti. Per cui mi augurerei di vedere qualche variazione a livello tattico, perché questo testimonierebbe che Liverani forse sta iniziando a capire che le formule utilizzate fino a questo punto non sono state chiaramente quelle, diciamo, ottimali. È chiaro, ripeto, di fronte ci troviamo un Pisa, tra l'altro degli ex Ionita e Tramoni, che verrà a Cagliari con l'intento di sorpassarci, perché in questo momento in classifica il Cagliari ha 16 punti, il Pisa ne ha 14, quindi chiaramente il Pisa con una vittoria ci scavalcherebbe. Io quello su cui continuo a lottare imperterrito, nonostante chiaramente i risultati non positivi, è che appunto abbiamo 16 punti ed è questo il punto, che siamo comunque a 6 punti dalla seconda posizione. Nonostante tutto siamo ancora comunque lì e quindi basterebbe veramente poco per ricominciare chiaramente a viaggiare ad un certo ritmo. È chiaro che bisogna iniziare a dare continuità, continuità di risultati in primis, ma ovviamente anche di prestazioni, perché le prestazioni, come ho già detto, non sono state convincenti fino a questo momento, e anche il secondo tempo contro il Südtirol, nonostante appunto ci sia stato un predominio magari maggiore nella metà campo appunto del Südtirol, però a livello di gioco non ci siamo, quindi io vorrei vedere sicuramente qualcosa in più. Ribadisco, le sensazioni non sono estremamente positive, però speriamo che sabato comunque una vittoria possa arrivare, perché come ho già detto, bisogna sperare chiaramente nella vittoria del rossoblù. Queste ragazzi sono le mie considerazioni a 2 giorni dal match, ovviamente fatemi sapere le vostre, commentate qui sotto, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sabato per il video post partita di Cagliari Pisa. Un saluto a tutti e ovviamente forza, Castello sempre. Ciao ciao!